Beh, innanzitutto benvenuti, credo che insomma da parecchio tempo state aspettando il vostro alloggio. Vorrei però prima di consegnarvi l'alloggio spiegarvi un po' quello che abbiamo fatto durante la mia presidenza in ATA 2021-2022, anche per rendervi partecipi insomma dell'impegno profuso dai nostri dipendenti. E quindi abbiamo nel 2021 consegnato circa 350 alloggi. Nel 2022 siamo già a 250, con questi 5 a Chioggia arriviamo a 17 alloggi, che è un dato importante, forse la prima ATER italiana per consegna di alloggi tra il 2021 e il 2022. Pensate che l'ATER di Roma ha consegnato non più di 150 alloggi ed è una delle ATER più grandi d'Italia. L'impegno è stato importante e anche in carenza di finanziamenti, insomma, dei quali abbiamo sempre bisogno. Oggi però vorrei anche dirvi che partiremo a gennaio già con il PNRR, il Fondo Complementare Sociale Verde Sicuro, che prevede un finanziamento di 8 milioni di euro, di cui aggiunti a questi ci sono 5 milioni di euro stanziati dalla Regione. Qui abbiamo il consigliere regionale, insomma, di rappresentanza della regione, quindi 13 milioni di euro per riqualificare 217 alloggi, 217 alloggi sparsi in tutta la provincia tra Caorle, Mira, Stra, Quarto d'Altino, Marghera e anche a Chioggia. A Chioggia riqualificheremo 40 alloggi in via Pigafetta, chiamati insomma le case bianche, magari prossimamente daremo un altro nome perché li dipingeremo con un altro colore, e dove saranno rifatti insomma il cappotto, saranno cambiati i serramenti, le calderine, molto probabilmente saranno cambiati anche gli ascensori e saranno messi dei pannelli fotovoltaici per l'efficientamento energetico dell'edificio, quindi per aiutare i nostri inquilini a pagare meno. Questi progetti sono già stati approvati, i progetti esecutivi sono già stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di ATA nel novembre di quest'anno, partiremo con i bandi di appalto già a gennaio. A questi bisogna aggiungere anche altri 7-8 milioni di euro di interventi con i fondi europei, 40 appartamenti a Favaro Veneto, sempre di riqualificazione energetica e sismica, e altri 30 appartamenti, in questo caso sfitti, tra Venezia, Marghera, Mestre, insomma, e la città metropolitana. Quindi è un impegno finanziario importante di circa 21 milioni di euro che ATER porterà a termine entro un paio d'anni. Quindi sicuramente un impegno per i nostri dipendenti che saranno insomma gravati da molto lavoro, ma questo sarà a vantaggio dei nostri inquilini, tra cui anche voi. E quindi ritengo che sia stato un anno importante per l'ATER di Venezia e un ringraziamento va ai dipendenti che hanno saputo portare avanti impegni di questo tipo. Quindi ad oggi, al di là delle critiche che alcune volte sento sui giornali, diciamo che la nostra azienda sta lavorando bene, sta impiegando parecchi soldi, li stiamo cercando dappertutto. Prossimamente ci saranno anche delle novità per quanto riguarda gli alloggi sfitti non ERP in centro storico a Venezia, ma di questo sentirete parlare dopo, perché devo ancora definire il percorso per poter arrivare a un finanziamento di circa 80 milioni di euro. Quindi adesso io vi consegnerei gli alloggi, se il consigliere magari vuole venire vicino a me, così, dato che è partecipe la regione insomma del finanziamento di questi alloggi, e chiamerei Veronese Mario, in questo caso un cambio alloggio, visto che insomma la situazione in cui si trovano i genitori non è... No, mi dispiace perché non... Grazie a voi. Turcato Alice, e un attimo giù la chiamiamo dopo. Bellemo Evelyn, Bosco Lo Scarmanati Susi,
Erini Roberta. Aspetti signora, vengo io, vedo che ha una difficoltà. Va bene così. Allora, una raccomandazione, vi raccomando, tenete bene questi alloggi perché insomma i soldi che ci sono costati sono importanti. Non ci sono tutti questi fondi per poi riintervenire, quindi mi raccomando, teneteli come fosse casa vostra. Quindi insomma un occhio di riguardo, se c'è qualcosa che non va, segnalatelo immediatamente nel momento in cui andate a prendere l'alloggio al geometra Gazzetta, che è lui insomma il responsabile del territorio. Credo che abbia già detto quando verrà a consegnarvi le chiavi. Sapete che dovete provvedere voi all'allacciamento della luce e del gas, perché siamo nel libero mercato e Datter non può fare per voi i contratti, perché poi qualcuno potrebbe dire che noi ce ne approfittiamo e quindi dovete farlo da soli. Mentre per quanto riguarda Veritas, sia per quanto riguarda l'asporto rifiuti che l'acqua, ce ne occupiamo noi perché c'è un solo operatore e quindi abbiamo già provveduto ad allacciare i contatori. Tutto qua, e adesso aspettiamo poi il capo Alice. Ecco. Buongiorno. Prego Alice. Mi raccomando. Grazie. Prego. Direi che può bastare così. In bocca al lupo e buona fortuna. Grazie.